I grandi gestori di denaro sono come delle rockstar nel mondo finanziario. I più grandi investitori hanno tutti fatto fortuna grazie al loro successo e in molti casi hanno aiutato milioni di altri a ottenere risultati simili. Questi investitori differiscono ampiamente fra di loro nelle strategie e nelle loro filosofie, quelle che hanno applicato al loro trading. Alcuni hanno escogitato modi nuovi e innovativi per analizzare i propri investimenti, mentre altri hanno scelto i titoli quasi interamente per istinto. Dove questi investitori non differiscono è nella loro capacità di battere costantemente il mercato. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto ed educatore finanziario AIF, nonché autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale puoi trovare il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo volessi acquistare, dove racconto la mia personale esperienza da addebitato seriale ad investitore e risparmiatore incallito. Ho pensato che sarebbe stato molto interessante esaminare alcuni dei migliori investitori di tutti i tempi moderni. Questi sono quasi tutti individui che hanno guadagnato ingentissime somme di denaro attenendosi a solide filosofie di investimento. Se guardi anche le loro strategie, non sono molto difficili o complesse, si attengono ai dati finanziari di base di un'azienda e cercano prevalentemente valore. Se credono che ci sia valore, investono e realizzano profitti. In inglese direbbero "It is not rocket science". Al quinto posto di questa lista io ci metterei personalmente l'autore del libro Common Stocks and Uncommon Profit, il grande Philip Fisher, padre degli investimenti in titoli growth. Ha fondato la società di investimento Fisher & Company nel 1931 e l'ha gestita fino al suo pensionamento nel 1999 all'età di 91 anni. Fisher ha ottenuto ottimi guadagni per sé e per i suoi clienti durante i suoi 70 anni di carriera e si è concentrato prevalentemente sull'investimento a lungo termine. Ha acquistato le azioni della Motorola nel 1955 e le ha tenute fino alla sua morte nel 2004. Ha creato un elenco di 15 punti di caratteristiche da cercare in un'azione comune e si è concentrato su due categorie: le caratteristiche del management e le caratteristiche dell'azienda. Qualità importanti per il management includevano prevalentemente l'integrità, la contabilità prudente, accessibilità a buone prospettive a lungo termine, apertura a cambiamento, nonché eccellenti controlli finanziari e buone politiche del personale. Invece importanti caratteristiche aziendali includerebbero un orientamento alla crescita dei margini di profitti elevati, un elevato ritorno sul capitale, un impegno alla ricerca e allo sviluppo, nonché un'organizzazione di vendita superiore, una posizione leader del settore e prodotti o servizi proprietari. Al quarto posto io ci metterei Michael Steingard, un altro investitore non molto conosciuto, ma che ha accumulato un track record invidiabilissimo. La sua attività di hedge fund Steinhardt Partners è andata avanti dal 1967 al 1995 e ha guadagnato ai propri clienti un 24,5% all'anno al netto delle commissioni. Nel 1995 Steinhardt ha restituito tutto il capitale del fondo agli investitori e si è ritirato. Nel 2006 è uscito dalla pensione, rientrando nel mondo del lavoro per diventare il presidente della famosissima Wisdom Tree Investment, un emittente di ETF smart beta. Tutti noi la conosciamo, immagino. Quando gestiva il denaro, Steinhardt non era solo un pioniere dell'hedge fund, ma uno dei primi investitori ad abbracciare le strategie macro globali. In parole povere, i macro trader globali trovano il modo di trarre profitto dalle principali tendenze dei mercati globali. Ciò comporta posizioni lunghe e corte in tutte quelle classi di attività liquide. Steinhardt ha negoziato infatti azioni, obbligazioni, materie prime, valute. Ha cercato idee contrarian e si è fidato del suo intuito piuttosto dei modelli o dell'analisi tradizionale. Uno dei motivi dei forti rendimenti medi di Steinhardt era che era un maestro delle vendite allo scoperto. Ciò gli ha permesso di generare dei rendimenti positivi nel mercato ribassista dal 1973 fino al 1974. Tuttavia, egli stesso ha ammesso che la vendita allo scoperto è estremamente difficile e rischiosa. La maggior parte degli hedge fund che hanno seguito strategie macro globali negli ultimi decenni hanno faticato tantissimo a sovrapperformare il mercato. Tuttavia, Steinhardt ha dimostrato che è possibile e quanto può essere redditizio questa tipologia di investimento. Al terzo posto io ci metto il famosissimo Warren Buffett. Buffett è ampiamente considerato il più grande investitore di sempre. In effetti è l'investitore più ricco, ma ciò che ha fatto fare tanto è la durata della sua carriera di investitore, tanto quanto i rendimenti dell'investimento che ha generato. Buffett è ampiamente celebrato come un value investor e infatti investe in società quando crede che siano abbastanza economiche da offrire un margine di sicurezza, ma in realtà c'è molto di più nel suo successo.
Il suo obiettivo non è comprare aziende sottovalutate per poi venderle quando sono completamente valutate nella maniera corretta. La maggior parte dei suoi migliori investimenti sono state società che hanno accumulato costantemente guadagni per lunghissimi periodi di tempo. Buffett ha un approccio a lungo termine, anzi a termine eterno, direi io, e spesso accumulerà denaro per anni senza fare un investimento. Ma quando si verifica un crollo del mercato azionario, sarà felice di spendere miliardi se crede che le azioni siano sottovalutate. Buffett non si concentra specificatamente sull'investimento in dividendi, ma moltissimi dei suoi primi investimenti hanno portato oggi a flussi di dividendi eccezionalmente interessanti. Questo illustra l'effetto del compounding per lunghi periodi di tempo. C'è anche molto di più in Berkshire Hathaway che investe nel valore. Il centro di Berkshire è un'attività assicurativa e questa genera degli enormi flussi di cassa. Il denaro qui viene quindi investito in società quotate e in attività sussidiarie non quotate. L'abilità ampiamente trascurata di Buffett è il modo in cui alloca il denaro generato dal settore assicurativo. Tra il 1965 e il 2006 il valore contabile di Berkshire Hathaway, la società che gestisce, è aumentato del 21,4% l'anno. Tuttavia dal 2006 il valore contabile è cresciuto solo del 10% l'anno. In quel periodo il fondo indicizzato sull'S&P 500 o un ETF avrebbe dato un rendimento di circa il 12% anno, quindi in realtà ha sottoperformato recentemente. Nonostante la recente sottoperformance, è probabilmente corretto affermare che Buffett rimane uno, se non il migliore investitore di tutti i tempi. Al secondo posto io ci metterei George Soros. Soros ora ha circa 90 e passa anni e si concentra sulla filantropia. Tuttavia è ancora coinvolto nel mercato con la sua azienda, la Soros Fund Management, che ora è una family office ed è ancora operativissima. Il periodo della sua carriera che l'ha reso più famoso e ricco è stato fra il 1969 e la metà degli anni 90. Durante questo periodo i rendimenti del suo Quantum Fund sono stati in media del 30% l'anno, con rendimenti a tre cifre in 2 anni. Soros si è davvero fatto un nome nel 1992 quando ha fatto una grossa scommessa contro la sterlina britannica, credendo che la Banca d'Inghilterra avrebbe dovuto svalutare la valuta. Si ritiene che abbia guadagnato oltre 1 miliardo in quella singola operazione. Soros è più un trader che un investitore, la sua abilità unica è capire la relazione fra l'economia globale, le valute e i prezzi delle attività in tutto il mondo. Ha negoziato la maggior parte delle classi di attività e non ha paura del market timing, delle vendite allo scoperto e della copertura. Tattiche con cui molti dei migliori investitori lottano tutti i giorni. Fa operazioni molto grandi, veramente enormi, quando ha un'alta convinzione e si fida del suo istinto quando si tratta di uscire da una posizione. Il suo libro The Alchemy of Finance spiega la sua visione della finanza comportamentale nota come riflessività. La teoria è che le convinzioni e i pregiudizi degli investitori creano dei circuiti di feedback che a loro volta modellano il futuro del mercato. Combina una ricerca approfondita per determinare il valore eco di un asset con la comprensione delle aspettative e del ruolo che le emozioni vanno a giocare nel prezzo degli asset. Il suo approccio originale potrebbe oggi essere meglio descritto come asset allocation tattica. Al primo posto, e lo dico perché effettivamente è il mio preferito di sempre, io ci metto Peter Lynch. La maggior parte dei migliori investitori del mondo impiega molto tempo per ottenere il riconoscimento. Invece, per quanto riguarda Peter Lynch, l'ha fatto per un periodo di 13 anni, quando è stato il gestore di portafoglio del Magellan Mutual Fund presso la Fidelity Investments. Tra il 1997 e il 1990 il fondo ha guadagnato agli investitori un 29% annualizzato e ha sopraperformato l'S&P 500 in 11 di quei 13 anni. Durante quel periodo l'indice era in media il 15,8%. Lynch ha esposto le sue idee sul libro famosissimo One Up on Wall Street, che rimane uno dei libri di investimento più venduti di sempre. Ha anche coniato i termini azioni multi-bagger per descrivere le azioni che restituiscono o che possono restituire multipli enormi di un investimento iniziale. Quando si trattava di selezionare titoli, Lynch preferiva di investire in società che conosceva e comprendeva appieno. Il suo orientamento era verso titoli in crescita, ma ha anche adattato il suo approccio di investimento alla fase in cui si trovava in quel determinato momento il mercato. Quindi la sua metodologia è passata da un investimento di growth a un investimento in dividendi, poi a delle situazioni di inversione, persino all'investimento value quando si è verificato un grave crollo. Lynch si è ritirato nel 1990 all'età di 46 anni, sebbene la sua carriera sia stata relativamente breve, il successo sia del suo fondo che del suo libro gli ha permesso di essere ampiamente riconosciuto
come uno dei più grandi investitori degli ultimi 50 anni. Bene, se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per da farmi crescere qui sulla piattaforma, su YouTube. A te costa veramente un battito di ciglia, ma per me significa il mondo. Poi se sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Fammi sapere inoltre cosa ne pensi di queste mie 5 scelte e quali sono per te i 5 migliori investitori di tutti i tempi. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che dirti arrivederci a un prossimo video. Ciao, a presto!